Fratelli d'Italia sta per compiere 10 anni, nessuno ci credeva. Ma fu comunque una cosa coraggiosa. Bruno Vespa è intervenuto nello studio di Tiziana Panella a Tagadà sulla 7. Da qualche giorno è uscito il suo nuovo libro, La Grande Tempesta, nel quale parla anche della nazione di Giorgia Meloni. Ripercorrendo i primi istanti di vita di FDI, il giornalista e conduttore di Porta a Porta ha spiegato, Crosetto e Meloni volevano le primarie, Berlusconi prima gliele promise poi le revocò e loro se ne andarono. L'unico che Berlusconi provò a tenersi fu La Russa ma non ci riuscì. Dopodiché FDI ebbe un inizio molto faticoso. Poi è cominciata un'ascesa costante, frutto della coerenza di Giorgia Meloni, anche i suoi più irriducibili avversari gliela riconoscono. Subito dopo, Vespa ha rivelato un retroscena sull'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza di Palazzo Madama, ero al Senato e mi chiedevo insieme ai miei colleghi chi lo avesse votato. Posso rivelare che in quel momento mi stavo messaggiando proprio con Giorgia Meloni. Le avevo scritto, La Russa è terreo. E lei, aspetta. Evidentemente sapeva i voti che aveva in tasca. Continuando a parlare della Presidente del Consiglio, poi, il giornalista ha detto, non ho idea di come se la caverà, però per il poco che la conosco e per il lungo colloquio che abbiamo avuto dopo il suo ingresso a Palazzo Chigi per questo libro, è una che ce la metterà tutta. Meloni mi ha detto, io non ho niente da perdere, non voglio essere rieletta a qualunque costo tra 5 anni. E chi non ha niente da perdere ha una carta in più degli altri, può rischiare di più, ha proseguito Vespa. Che infine ha parlato anche di Berlusconi e del suo partito, lui è il fondatore del centrodestra, non ha mai voluto un delfino. Adesso però i problemi stanno dentro Forza Italia, questo è un errore, perché è un partito importante per la sua storia ma non gigantesco. Se si divide è finita.